Grazie Presidente. Nella mattina di ieri purtroppo è venuto a mancare il Presidente Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio, grande statista del nostro paese. Indipendentemente dall'appartenenza politica, credo che debba essere riconosciuto a quest'uomo un ruolo fondamentale nei cambiamenti, nei mutamenti che ci sono stati nel nostro paese, una rivoluzione liberale che credo lui abbia portato avanti con grande orgoglio e con grande coraggio, nonostante le resistenze da parte delle opposizioni, nonostante le resistenze di un certo mondo presente nel nostro paese che probabilmente non voleva e probabilmente ancora oggi non vuole andare verso quel cambiamento auspicato dal presidente Berlusconi. Ma comunque il presidente Berlusconi ha dato tanto non solo al partito che ha fondato, di cui è stata espressione incontrastata in tutti questi anni, ma credo al mondo istituzionale del nostro paese. Chiederei dunque a quest'Aula, esattamente come da questa parte, sapete, c'è stato questo rispetto nei confronti della scomparsa di altri personaggi, non di questa parte politica, vi chiederei un minuto di silenzio per commemorare, ricordare il presidente Silvio Berlusconi. E vi chiederei gentilmente anche di rispettare quanto previsto a livello normativo, e cioè l'obbligo della mezz'asta per quanto riguarda le bandiere sul palazzo istituzionale, come è stato previsto. È un obbligo che tra l'altro dovrebbe essere rispettato fino alla giornata di mercoledì. Mi sono permesso di andare prima a guardare proprio con i miei occhi quale fosse la situazione. Vi chiedo gentilmente, attraverso gli uffici competenti, di garantire il rispetto di queste disposizioni. Grazie Presidente Silvio Berlusconi per quello che ci hai dato, grazie per quello che sei stato per tanti di noi.